Siamo con Gian Piero Carpano, direttore sportivo della società bocciofila del Galvianico. Gli obiettivi? Beh, il primo obiettivo è fare bella figura col pubblico, dare soddisfazioni agli sponsor, sicuramente ottenere anche ottenuti sportivi. Sarà difficile perché la squadra non ha quelle potenzialità che possono avere BRB, Perusina, Pontese, ecco, ma sicuramente saremo in grado di dare soddisfazione anche per il bel gioco. Quindi un'aspirazione per i play-off? Sì, sarebbe veramente il massimo, ecco, il massimo dei massimi. Non disperiamo, l'importante è fare bene, cammin facendo vedremo quelle che possono essere le nostre potenzialità. Avete rafforzato notevolmente la squadra? Abbiamo due grossi giocatori nuovi, Ressia e Riaudo, giocatori di tutta esperienza. E purtroppo viene a mancare a Brate, non perché lascia la squadra, ma perché vuole dedicarsi un po' alle sue figlie, e quindi sicuramente abbiamo un apporto importante per quanto riguarda i due giocatori, e a Brate speriamo sempre di averlo vicino. Ecco. Sicuramente sono momenti di transizione, due anni di pausa per motivi familiari, ma sicuramente l'acquisto di Ressia, soprattutto nel combinato e nell'individuale, è un punto di forza, almeno le prove che sempre ha fatto dov'era. No, sicuramente Ressia noi l'abbiamo preso non solo perché porta sicuramente un tasso di, diciamo, di esperienza e di capacità non è indifferente, può anche per le prove più particolarmente difficili tipo combinato individuale. Effettivamente è stato il punto di forza del Chieri l'anno scorso, che ha raggiunto i play-off. Sì, beh, Chieri aveva anche una formazione molto, diciamo, più articolata anche per quanto riguarda i veloce. Noi il veloce abbiamo ancora la coppia dell'anno scorso che ha fatto bene e speriamo che si migliori un po'. Carru è giovanissimo, quindi può sicuramente migliorarsi nelle prestazioni.